Uzzo Arsizio rilancia le sue ambizioni in Champions battendo Scandicci nel derby italiano che ha aperto la pool di ritorno a Schwerin in Germania. La partita ha ricalcato le impressioni offerte dal campionato nelle ultime settimane, con Scandicci in difficoltà e vittima di frequenti blackout e Busto in completa ripresa dopo una prima metà di stagione caratterizzata da infortuni e contagi. Nel primo set Busto alza subito il ritmo e oppone all'attacco di Scandicci il muro. Stesso andamento nel terzo set, mentre nei set pari è Scandicci a dare i tempi del match. Inevitabile il ricorso al tiebreak che nella pool di andata aveva premiato le toscane. Stavolta invece è Busto a prendere subito in mano il gioco e a portarsi a casa una vittoria fondamentale. Per le toscane, che avevano chiuso con 3 vittorie la pool di andata giocata in casa, il percorso verso la qualificazione ora si complica, ma non è compromesso. Sarà fondamentale battere oggi le padrone di casa dello Schwerin, che classifica alla mano, sono l'avversario più insidioso per la prima posizione che garantisce il passaggio ai quarti di finale. Per Busto invece è iniziato il percorso che impone 2 vittorie nelle prossime 2 partite contro le polacche del Resovia e lo stesso Schwerin, per provare a strappare quella seconda posizione che premierà altre 3 squadre dei 5 gironi. In Polonia intanto si gioca anche la Pool E. Novara, che si presenta prima grazie alle 3 vittorie della pool giocata in casa, ha nuovamente sconfitto le tatare di Kazan 3-1. Un altro successo oggi contro le modeste ceche dell'Olomouc blinderebbe il primo posto in attesa dell'ultima sfida contro le padrone di casa del Police.